Senatore Volpi, è iscritto a parlare. Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli colleghi, io poi parlerò della responsabilità rispetto a quello che abbiamo sentito dalla senatrice Lo Moro. Stamattina l'Unità apriva con la prima pagina, il titolo più importante dell'Unità erano i nuovi seminatori d'odio. Ovviamente noi siamo catalogati con nome e cognome fra i nuovi seminatori d'odio. Peccato che in tutta la pagina di quel quotidiano non vi fosse assolutamente altro di quello che sta succedendo nel nostro paese. Assolutamente nulla. Non esistono gli operai, non esistono i taxisti, non esistono gli artigiani, quelli che si suicidano. Non esistono gli ambulanti, non esiste nulla di quello che è il paese reale. Io credo che oggi con questo provvedimento, che sarebbe stato importante, continuiamo a vivere lo psicodramma di questa sinistra che ormai non sa più quale identità trovare, anzi non ce l'ha proprio più, perché il dato dei seminatori d'odio è che noi ci opporremo la legge sullo ius soli che il reggente, si dice così vero, del reggente, non delfino, reggente, dice di voler fare subito, addirittura apponendo la fiducia. Voi pensate che queste siano le condizioni per cui si possa parlare seriamente dei problemi del Paese, compreso quello che oggi avete voluto portare in aula? Un provvedimento assolutamente malfatto, peraltro. O pensate, e vi faccio questa domanda, colleghi della cosiddetta maggioranza, se domani su questo provvedimento, per i contenuti forse, ma anche solo per la situazione generale, si ponesse il caso di una richiesta referendaria, secondo voi cosa succederebbe rispetto a quelli che sono senza lavoro, agli operai, a quelli dei call center, a queste situazioni? Se ci fosse una richiesta referendaria, secondo voi il risultato quale sarebbe? Io credo, Presidente, che in effetti il governo dovrebbe fare una cosa, sa? La prima cosa sarebbe fare un decreto per togliere un giorno dell'anno dal calendario. Voi dovreste fare un decreto per togliere dal calendario il 4 dicembre, così oltre ad averlo rimosso dalla vostra testa, l'avreste rimosso anche formalmente da quello che è l'idea degli italiani, perché vedete, voi continuate a cercare delle bandierine non essendovi accorti che il Paese sta guardando ad altri problemi. State cercando di mettere delle bandierine, facendo il gioco al rialzo fra di voi, con la collega Lo Moro che dice questo deve passare assolutamente, e con il collega vostro Orfini che dice che bisogna passare allo ius soli. Mi ricordo quella vecchia frase, ma voi siete così sicuri? Siete così sicuri che facendo questa politica e non guardando i problemi veri state facendo davvero qualcosa di sinistra? O il vostro dibattito interno deve sfogarsi su queste cose? Dovete mettere due bandierine per dire che voi vi occupate ancora di certi temi e degli altri? Guardate, la cosa più avvilente, cara collega Lo Moro, non è la responsabilità di parlare di questi temi, e lei sa che io anche personalmente sono sempre attento a questi temi. La responsabilità è quella di sminuire quest'Aula come è stata sminuita la Commissione, non consentendo nemmeno al relatore di presentare i suoi emendamenti. Questo non è accordo, collega Lo Moro, questo non è il modo per affrontare il dibattito parlamentare su una tematica come questa. Questa non è la responsabilità a cui lei si richiamava. Io le dico una cosa, ho molta stima, come lei sa, sia di lei che del collega Mazzoni. Io se fossi stato il collega Mazzoni non avrei più accettato di fare il relatore, perché nel momento in cui un collega attento e preciso
come il collega Mazzoni, che presenta non un emendamento correttivo, presenta corposi emendamenti in merito a quello che lui stesso riteneva una legge malfatta, e viene costretto dalle fregole di qualcuno a togliere degli emendamenti che avrebbero sistemato almeno in parte. Non eravamo d'accordo su tutto, ma almeno aveva cercato di sistemare alcune cose. Questa è ancora la stessa arroganza di quando avevate come segretario Matteo Renzi, perché a voi non interessa parlare dei problemi, interessa piantare le bandierine. Collega Mazzoni, alla nostra solidarietà, alla nostra solidarietà. Perché questo, cara collega, cari colleghi, scusi, non voglio personalizzare anche perché non si usa, non vuol dire avere responsabilità rispetto a una tematica così grave e così importante come quella dei minori non accompagnati. Vuol dire semplicemente fare un altro titolo domani. Contro i seminatori d'odio abbiamo fatto una legge stupida, dovrebbe essere l'accessorio, che non risolve i problemi. E la presa in giro ultima, i colleghi del centro-sinistra del PD la vogliono sapere che cos'è questa legge? Una legge dove il governo ha imposto le cifre, una legge che non è nemmeno un manifesto e che è finanziata con nemmeno 1 milione di euro. È vero o non è vero, relatore Mazzoni, che questa legge non ha nemmeno i fondi per essere presa in considerazione come una cosa seria? Poi certo, tanto voi siete abituati a fare qua i fenomeni, poi tanto scaricate i problemi sui comuni e sugli enti locali, no? Poi fate chiamare i comuni e i sindaci dalle prefetture e imponete le presenze degli immigrati. Questa è la vostra capacità di essere sinistra. Altro che i veri comunisti di una volta, che erano essi stessi il territorio e si sapevano contrapporre alle idee della Democrazia Cristiana con una filosofia politica che voi avete dimenticato, avete messo in cantina, non sapete più rappresentare nemmeno la vostra società e avete l'ambizione di continuare a raccontarci che voi siete la parte sociale del Paese. E questi minori che arriveranno con quel 1 milione di poveri euro che ci sono lì, che arriveranno e non troveranno questo sistema, perché a parte che è sbagliato, troveranno le stesse vie che hanno trovato sino ad ora, ovvero con una legge malfatta continueranno a sparire dei giovani che noi non sapremo mai dove andranno a finire. Se finiranno nelle tratte europee degli schiavi del sesso, piuttosto che ancora cose, ma forse di peggiore non c'è, cioè nel senso che potremmo arrivare addirittura al punto di pensare che a qualcuno serva qualcuno che doni gli organi a qualche privato che sa pagare molto piuttosto che aspettare il suo turno. Questa dovrebbe essere la responsabilità del Partito Democratico e di questa maggioranza? Sono questi i temi? Ma voi lo sapete che noi abbiamo un problema con questa legge che è, voglio dire, è stato evidenziato più volte anche dal Presidente Calderoli in Commissione. Non siamo in grado di definire l'età di questi giovani. Sottosegretario, lo sa anche lei. È persona per bene, quindi lei fa la sua parte, però la coscienza poi a un certo punto deve emergere. Noi non lo sappiamo che età è, no, non lo sappiamo, perché non siamo in grado di definire, però lei sa benissimo come me che nello scorso anno ci sono stati 234 casi in cui alcuni di questi, quelli che siamo riusciti a tenere nelle condizioni di umanità, hanno dichiarato di essere stati contattati prima della partenza o addirittura qua da quelli che fanno l'arruolamento per il terrorismo. È una preoccupazione, ce l'avete voi, io ce l'ho. E ce l'ho esattamente nello stesso modo in cui io credo che non funzioni questo sistema che avete proposto. Ma la cosa che mi stupisce è che se il relatore ha voluto provare a fare delle correzioni, ma non credo che l'abbia fatto per rovinare la legge, anche perché, voglio dire, visto che nel referendum, non mi pare sia stato detto,
che il Senato esiste ancora, utilizzare magari anche questa Camera ogni tanto per migliorare delle cose non sarebbe una cattiva idea. Sapete benissimo anche che le percentuali che sono state individuate di riprotezione rispetto alle aree di provenienza sono praticamente le stesse che valgono per gli adulti. E a quei 16-17/18-20 anni a cui non siamo in grado di dare un'identificazione precisa, come la mettiamo? Perché vengono? Cosa fanno? Vengono perché sono migranti economici e non sono minori? Vengono perché sono stati in qualche modo arruolati all'interno del sistema terroristico internazionale e quindi sono anche pagati per arrivare in un certo modo? È questa la vostra coscienza e la vostra responsabilità? Le domande dobbiamo farcele. Ce le dobbiamo fare rispetto anche ad alcune cose che io trovo sinceramente inconcepibili. Mi permetto di leggere un piccolo passaggio del testo dove dice mediatore culturale utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, e va benissimo. Finisco, Presidente. Se voi fate il combinato disposto con l'articolo 19, dove c'è tutto il sistema che riguarda la verifica del procedimento, addirittura dove possono intervenire associazioni di tutti i tipi, voi vi rendete conto a cosa esponete gli operatori quando non c'è una specifica di cosa vuol dire questa frase? Gli stessi operatori dei centri avranno, nel momento in cui venisse rifiutata una domanda, qualsiasi forma di ritorsione, anche legale, rispetto a una cosa che giuridicamente non esiste perché non è identificabile. Ora, la responsabilità non è quella di mettere le bandierine, è quella di fare le leggi bene. Oggi voi state facendo una brutta figura perché non lo state facendo per i minori che hanno bisogno, lo state facendo per il vostro orgoglio di partito, per giustificare una politica che non avete. E a voi dei minori non interessa nulla. Grazie.